stato di polizia, è importante instaurare questo rapporto con le scuole. Loro riponiamo sicuramente i fondanti, i valori della nuova generazione della vita, perché l'utilizzo dei sistemi informatici, dei social network, è un momento ormai fondamentale e basilare per la loro comunicazione con il mondo e con i loro compagni. Quindi un'attenta utilizzazione e una capace visione riesce a far evitare loro problemi derivanti dalle trappole, dalle insidie che la rete comunica. La formazione e l'incontro sono gli temi cardine quando è nato questo sindacato, sia per la Puglia che qui a Brindisi. Sì, uno degli impegni che ha preso il sia il sindacato dei poliziotti di Brindisi e pugliesi, nonché nazionale in particolare, è quello di formare i poliziotti, però rendere conto i nostri ragazzi dei rischi e delle problematiche che viaggiano in Brindisi. Problematiche di cui si necessitano delle sinergie da tutte le parti interessate. Questo rapporto con la motorascuola è molto importante. Bisogna vigilare sui social, su quello che avviene all'interno della rete. Questo sicuramente, bisogna vigilare sull'uso, sull'utilizzo dei social, specialmente da parte dei minori. La cosa importante è che noi come Polizia di Stato, anche se l'evento di oggi è organizzato da una nostra componente sindacale, è importante che siamo nelle scuole, parliamo di questo, ma parliamo anche di tante altre cose. La vicinanza con i giovani per noi è fondamentale, quindi io accetto ben volentieri qualsiasi invito a partecipare a questi incontri con i giovani. Ed è assolutamente un'attività meritoria quella svolta dall'organizzazione sindacale della nostra amministrazione, sia che emulando l'amministrazione, facendo cosa secondo me buona e giusta, entra nelle scuole a portare una problematica, una problematica molto seria, che è legata a un uso consapevole dei social network, che anche se è molto in voga, secondo me deve essere sempre posto l'attenzione ai ragazzi. Se ne deve parlare quanto più possibile, quindi lo fa l'amministrazione della pubblica sicurezza, lo fanno le componenti sindacali che appartengono a questa amministrazione, e questa è una cosa sicuramente assolutamente meritoria. Di sicurezza, dei messaggi importanti da totalmente la normalità che i ragazzi sono molto conoscenza. Sì, certo, il sindacato di polizia ci ha chiesto di ospitare questo incontro e ovviamente considerando tutto il percorso, il vissuto, ma anche le esperienze che noi abbiamo con le forze dell'ordine, con la polizia in particolare, non potevamo che accettare ed essere orgogliosi. Peraltro parlare di rete, parlare di rete sicura, di cyberbullismo, di pericoli, vantaggi che la rete può offrire è anche rientra nelle finalità della nostra scuola e anche all'interno di percorsi formativi che tutte le istituzioni che si interessano ai ragazzi dovrebbero fare. Pertanto ringrazio e non facciamo altro che continuare nella nostra opera di educazione alla convivenza democratica e soprattutto al rispetto dei ragazzi, perché purtroppo la rete ha una grande opportunità per tutti quanti, però spesso in me questa opportunità ha il suo rovescio e il